Fare un ecomammario, una struttura pubblica, ci sono delle liste d'attesa, dei tempi, dei costi. Negli ultimi anni il costante aumento della privatizzazione anche in un campo come quello della sanità, un diritto fondamentale, ha portato 12 milioni di persone in questo paese a non poter avere più un accesso garantito alle cure. I tempi delle liste d'attesa, il costo dei ticket, così come il costo del privato, non garantiscono più che la sanità riesca effettivamente a rispondere all'esigenza di vita delle persone. L'iniziativa popolare che noi stiamo portando avanti all'interno dell'OPG per la prevenzione sia del tumore della mammella sia del tumore della cervice e dell'utero è un'iniziativa gratuita, chiaramente alle donne che possono stare in fascia di rischio o eventualmente a tutte quante le giovani che possono eventualmente venire gratuitamente per avere una prevenzione sana, perché chiaramente tutti quanti gli operatori sono competenti nel settore, e periodica. Ce la facciamo, e così come ce la facciamo noi pretendiamo che anche i servizi sanitari pubblici della nostra città, ma di tutto il paese, riescano a garantire a tutti il rispetto del proprio diritto alla salute.